La nuova di Dua Lipa si intitola Love Again, l'avete appena ascoltata su Radio Fantastica, e così anche dal punto di vista musicale che parte il nostro appuntamento di oggi. Buon martedì a tutti, sarete in diretta se ne avete voglia con me e con l'appuntamento del centro giornata di Radio Fantastica per parlare nel corso dei primi 60 minuti di quel che succederà a breve a Kiev, esattamente alla sfilata del 24 agosto prossimo per celebrare il 30° anno dell'indipendenza dell'Ucraina. Le soldatesse dell'esercito di Kiev sfileranno con la divisa mimetica d'ordinanza, ma al posto dei rituali scarponi avranno scarpe nere da passeggio con tacco di medie dimensioni. Al governo sono giunte accuse di mettere a repentaglio la salute delle militari e poi richieste di scuse per la mortificazione inflitta alle donne. Per dare uno sguardo anche a come siamo messi noi dal punto di vista militare dell'esercito femminile che ci rappresenta, il 20 ottobre del 1999 con la legge numero 380 l'Italia si è allineata ai paesi della NATO aprendo le forze armate al reclutamento femminile. La partecipazione delle cittadine italiane al sistema della difesa nazionale e della sicurezza internazionale è poi gradualmente affermata. Oggi nei ranghi delle forze armate sono presenti due generazioni di donne per un totale di 17.000 militari, pari a circa il 6,3% dell'intero organico. Questi sono gli ultimi dati che abbiamo a disposizione del 2019. Un'onta, un'uscita poco felice, oppure semplicemente la trovata di qualcuno che crede comunque di dover obbligatoriamente sponsorizzare una celebrazione, una manifestazione anche con un dettaglio che viene cambiato proprio in extremis. Ne parliamo con i nostri ospiti, la prima dei quali, ve la presento subito, è Assia Rasulo dell'Officina Femminista. Benvenuta, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie, buon pomeriggio. Assia Rasulo però, buonasera. Mi scusi, non mi hanno messo l'accento. Non c'è problema. Dottoressa Rasulo, la sua associazione che cosa fa, sì, che cosa allora, vorrebbe sì, portare avanti? Sì, Officina Femminista è un'associazione, un collettivo femminista, noi ci occupiamo di femminismo intersezionale, portiamo avanti battaglie, iniziative, percorsi di sensibilizzazione e anche formazione per denunciare, condannare tutte quelle forme di discriminazione, oppressione che agiscono a più livelli sui nostri corpi e sulle nostre vite. Quindi, ma è anche un'occasione, tutta una serie di iniziative per dare e ridare voce ai saperi e alla cultura femminista. Le faccio una domanda che sicuramente la fa arrabbiare, sì, ma c'è bisogno di un'officina femminista nel 2021? Le cose sono cambiate, sì, già dal 68. Ma che motivo c'è? No, c'è un'urgenza, non si parla di bisogno, si parla proprio di urgenza. Noi potremmo dire riguardando indietro potremmo dire sì, abbiamo ottenuto tanti diritti. Non è così perché sono costantemente minacciati, perché noi viviamo in una società che è praticamente è radicata la cultura patriarcale, che quindi ci vuole sempre costantemente, ci mette sempre di minaccia, questo dal punto di vista lavorativo, per esempio del gender pay gap, tutta una serie di cose, la stessa legge dell'aborto che esiste, è presente, che però non viene attuata purtroppo come si deve. Molte regioni, parliamo dell'Italia, non stiamo parlando di altri paesi, tantissime regioni molto spesso applicano delle cose per le quali è difficilissimo. Se lei pensa solo per quanto riguarda la questione dell'aborto, solo della presenza ingente e prepotente di tantissimi medici che sono praticamente degli obiettori e che quindi non praticano queste cose. Quindi voglio dire, le leggi, seppur ci sono, non sono applicate e quindi non sempre siamo tutelate. Quindi è urgente, certo che è urgente. La faccio tornare sulla questione ucraina. È sì, un'uscita fuori luogo oppure è l'ennesimo sintomo di una cosa che non va in quel paese? No. Allora, sicuramente fuori luogo, perché prima di tutto la questione si suggerisce, la prima cosa è che è del fatto scomodo, no? Cioè, voglio dire, dei tacchi possono essere scomodi e anche pericolosi. Quindi perché la necessità dov'è di esporre le soldatesse ad un rischio di potersi far male semplicemente per esibire uno stereotipo sessista? Cioè, voglio dire, quella di imporre i tacchi è un'azione che sessualizza le soldatesse, le mortifica, le banalizza in una rappresentazione stereotipata, cioè che vuole stabilire per forza che cosa sia maschile e cosa femminile. Quindi perché
sentire l'esigenza di dare alle militari una connotazione sessuale? Cioè, perché ostentare una femminilità a tutti i costi? Tra l'altro non è richiesta, non è necessaria in questa cosa. Poi diciamo questo perché? Perché secondo l'immaginario maschile e patriarcale, no? La donna deve essere femminile, quindi deve esibire un'immagine e una rappresentazione di se stessa stereotipata. Quindi il tipico atteggiamento che è pericoloso e patriarcale, che lega e vuole legare da sempre l'identità delle donne al mito della bellezza, quindi i nostri corpi di donne che sono da secoli vulnerabili all'approvazione esterna, allo sguardo patriarcale che ci imprigiona in queste gabbie precostituite. Però non è così, perché noi non abbiamo l'obbligo di dimostrare la nostra femminilità a tutti i costi, semplicemente perché non abbiamo l'obbligo di essere femminili, cioè non abbiamo l'obbligo di essere belle a tutti i costi, quindi abbiamo il diritto di essere a nostro agio ed essere comode, così come ad esempio nel caso delle soldatesse devono avere il diritto di essere comode e sicure al pari dei colleghi uomini. Io credo, se posso esprimere la mia opinione del tutto personale, che ci sono degli ambienti in cui è giusto, così come succederà il 24 di agosto, mettere un punto e sottolineare che in questi casi non bisognerebbe sottolineare la diversità di genere, perché è assolutamente inutile. Ci sono altre circostanze in cui è giusto invece essere donne fino in fondo, quando lo si vuole, quando è una scelta personale. Sì, ma assolutamente le differenze vanno animate, non vanno azzerate. Questa è la base del femminismo, del transfemminismo, voglio dire, del femminismo intersezionale. Non si cerca di azzerare o limare le differenze, ma di animarle, di dare voce a tutta una pluralità di soggettività e di differenze. Anzi, assolutamente. Però in questo caso io la vedo non ne vedo proprio un'oggettificazione. Non si capisce il senso, sì, non si capisce il senso. Sì, no, è proprio una voler sessualizzare a tutti i costi, quando è proprio non solo inutile, ma pure pericoloso come messaggio da far passare. Dottoressa Rasulo, la faccio concludere. C'è qualcosa che si dovrebbe fare oggi e non domani, perché è veramente troppo tardi dal vostro punto di vista? Quello che si deve fare è formazione e sensibilizzare su questi temi. Il femminismo è necessario per tutti, non è una questione di donne. Il femminismo, noi ci facciamo portavoce del femminismo intersezionale. Che cos'è l'intersezionalità? È quella afferma che l'oppressione, no? Tutta una serie di oppressioni che agiscono alla base del razzismo, il sessismo, l'abilismo, lo specismo, la transfobia e così via, sono tutte cose indipendenti, cioè sono oppressioni e discriminazioni che agiscono non in modo indipendente, ma sono forme di esclusione interconnesse. Quindi è bene che questa si prenda coscienza di questa cosa e che effettivamente si agisca all'unisono per contrastare tutte le forme di discriminazione e oppressione. Ci vuole uno sforzo ulteriore, bisognerebbe tornare al 68 per cambiare un po' le cose, forse da là si sarebbe partiti in un altro modo, si sarebbe arrivati in un altro modo. No, ma in realtà tutto quello che è stato fatto è stato tanto, è stato necessario. Noi siamo qui grazie a quelle lotte. Io penso che allora il femminismo è sempre qualcosa che non si è mai compiuto, è sempre qualcosa da portare avanti per andare al livello successivo, è qualcosa che ci porta sempre altro e ingloba sempre nuove battaglie necessarie. Quindi quello che si deve fare è davvero autocoscienza, formazione, sensibilizzazione a tutti i livelli. Quindi cominciando dai bambini, quindi questo credo che oggi si deve fare assolutamente. Buona lotta e buona missione, grazie per il tempo che ci ha dedicato. Grazie, buon pomeriggio, grazie mille a voi. Magazine.